Capitolo 19: Quando raggiungemmo la piana dell'erba alta e ci acquattammo sul pendio nascosto degli alberi, da cui, tante rune prima, avevamo assistito alla lotta tra il nostro branco e l'orsa, era già passata a metà della notte. Gli alberi ci impedivano di vedere ciò che stava accadendo sotto di noi. A sinistra c'era il nostro branco, Rucco. Sempre prudente, attendeva e osservava. Sulla destra, in un tratto privo d'erba, alcune femmine umane, tra cui Talì, e vari bambini cantavano e picchiavano bastoni contro tronchi e cavi, generando un ritmo complesso e affascinante. Proprio davanti a noi, in mezzo alla pianura, una ventina di maschi umani stava disposta in due cerchi intorno alla una mandria di alci. Sei giovani, tra cui Miklan, formavano il cerchio interno, che si trovava nemmeno a nemmeno sei lupi di distanza dagli alci. Gli uomini adulti formavano il cerchio esterno. Brelan era in mezzo a loro e probabilmente c'era anche il figlio del capo tribù di Talì, quello con cui lei si sarebbe dovuta accoppiare. «Siamo arrivati troppo tardi!» bisbigliò Marra. Dietro agli umani, nascosti nell'erba, c'erano i lupi del picco roccioso e un branco che, a giudicare dal forte odore di Pino, doveva essere quello del filare di alberi. Si avvicinavano agli umani di soppiatto, come se fossero prede. Gli umani sembravano inconsapevoli della presenza dei lupi. Era una cerimonia, proprio come aveva detto Torrel. Otto uomini tenevano in mano zucche vuote. Le scuotevano, avanti e indietro, e qualcosa al loro interno tintinava forte, aggiungendosi al ritmo dei bastoni sui tronchi. Quei suoni parevano immobilizzare gli alci, trattenerli dove erano. Anch'io ne fui atterrita, e dovetti scollarmi con violenza per riscuotermi. «E' la prova con cui fanno il loro ingresso all'età adulta!» spiegò Azzen. «Ce l'ha detto Treveg prima che andassimo via!» «Ne avete parlato a Treveg?» chiesi all'armato. Poi sospirai. Era troppo tardi per preoccuparsi di quelle cose. «Ma gli alci cosa c'entrano?» Mi ero resa conto che nel cerchio c'erano soltanto animali femmine e mi chiesi dove fossero i maschi. «I giovani umani devono provare la loro forza», spiegò Azuan, È come la nostra prima caccia. Per dimostrare di essere adulti, ogni giovane deve uccidere un alce e farlo da solo. Nessuno può lasciare la pianura finché tutti non fanno ucciso un alce. Ecco perché Thorall ha scelto questa cerimonia, saranno tutti concentrati sulle prede». «Sono concentrati e come?», commentò Marra, «come possono non accorgersi del branco del piccolo ocioso, o del nostro?». Mi stavo domandando la stessa cosa. I nascondigli erano parecchi, ma se gli umani fossero stati solo un po' attenti, avrebbero per esempio visto l'erba muoversi quando i lupi avevano cominciato a disporsi a semicerchio intorno a loro, e invece non si erano accorti di nulla. Il ritmo degli umani aumentò di intensità, travolgendomi un'altra volta. Penso che sia a causa del ritmo delle zucche e dei bastoni, dissi. Attiro la loro attenzione oltre a quella degli alci. Guardate lì. Perché le femmine non cacciano? Traveg dice che gli umani non vogliono più che le loro femmine lo facciano, sbuffò Azuan. Non capisco perché abbiano dimezzato la loro forza di caccia, ma lui dice che è così. Eccolo, sta venendo qui. Puntò il naso in direzione del nostro branco. Credo che sapesse che saremmo scappati, ma non ha fatto ho detto niente. Distolse l'attenzione dal cerchio degli umani e alci. E riuscì a malapena a distinguere la samega di Trevik nell'erba mentre avanzava cauto verso di noi. Non c'era modo di sapere se avesse informato Rucco e gli altri della nostra presenza. Avremmo dovuto agire in fretta. La prima cosa da fare è mettere in salvo i nostri umani, dissi. Poi dovremmo convincere Rucco a impedire ai lupi piccolo Cioso di attaccare. Non so come potremo mettere in salvo e il Miklan. La voce di Azun era tesa. Sono troppo vicini al branco del piccolo accioso. Tu puoi prendere la tua ragazza e scappare. Suggerì poi. È più vicino a noi. No, dichiarai. Li salveremo tutti. Dal punto in cui ci trovavamo avevamo una visuale buona, ma non sufficiente. Non potevo dire con certezza quanti lupi stessero avvicinando ai maschi umani. Dovevo cercare un punto di osservazione migliore. Vado là, annunciai, alzando il muso verso un basso che dominava la pianura. «Fa' attenzione, altrimenti quello del piccolo cioso ti vedranno!» Mi esortò Azwen. «E sbrigati! Non credo che abbiano molto tempo!» Starevo attenta. Rotiai gli occhi. Azwen si preoccupava sempre. Il masso non era lontano, ma dovetti avanzare faticosamente sulla pancia dietro alcuni bassi cespugli per arrivarci. Pensavo di arrampicarmi fino in cima e di tenermi il più bassa possibile, convinta che nessuno là dalla pianura, avrebbe guardato la mia parte con tanta attenzione. La somminata del masso era piatta, e da lì sarei riuscita a vedere bene. Ero quasi arrivata in cima, quando il cielo sopra di me si oscurò. E qualcosa mi afferrò con forza per la collottola. Mi sentì, solleva... mi sentì sollevare e portare via. Finì per atterrare su un mucchio di eh, corteccia e terriccio. Ero così sorpresa che non uggiolai nemmeno. Una grossa zampa si abbatté sul mio muso. Sta zitta! sibilò Frandra. Alzati e vieni con me. Rimasi immobile. Fandora mi riprese per la collottola e iniziò a trascinarmi in mezzo a terra, foglie e pietre. Mi alzai faticosamente sulle zampe, cercando di liberarmi, ma ero caduto goffamente su un fianco e il grande lupo era troppo forte. Si fermò a qualche lupo di distanza dal punto in cui Gliandru ci aspettava e mi lasciò andare. Tossi per liberarmi. La gola dalla terra e dalle foglie mi rialzai. Riguardai irritata, ma non riuscì a impedire a coda e orecchi di abbassarsi. «Idiota di una cucciola», vi svegliò Iandro. «dovevi venire con noi, potresti aver rovinato tutto. Adesso seguici non fa rumore». «Vi ho già detto che non intendo venire con voi», vi mi svegliai a mia volta scrollando il capo. Zorindro ha permesso che avrebbe cercato di parlare con altri grandi lupi. «Ed è quello che sta facendo», sbottò Yandru, «però non sa se loro consenteranno a risparmiare i lupi della valle, anche se tu riuscirai a impedire la guerra». E poi non importa La guerra sta per cominciare e tu non puoi farci niente Il consiglio dei grandi lupi è riunito qui Ringhiò Frandra Ci sono anche quelli che stanno fuori dalla valle Sto parlando di una cinquantina di lupi Non appena la guerra sarà cominciata Metteranno fine alla vita di ogni lupo Di ogni umano presente qui E poi troveranno ogni lupo e ogni umano della valle Non c'è più tempo da perdere Non hanno ancora combattuto Insistetti Non sapete se lo faranno È ovvio che lo faranno andro a voce alta. Tu verrai con noi sulle tue zampe oppure ti trascineremo. In un modo o nell'altro ci seguirai. Sentì i miei occhi stringersi e le mie labbra sollevarsi. Drizzai le orecchie, tenendo le pelle sul muso, e sollevai i peli sul dorso. Ringhiai contro i grandi lupi. Sembrarono stupiti. Poi andro rise. Vado a vedere che la strada è libera, annunciò a Frandra. Tu pensa a portarla. Che abbia voglia di venire o no? Si incamminò in fretta silenziosamente. Io ringhiai di nuovo. Vieni e basta, disse Frandra in tono stanco. Preferirei non doverti trascinare. Ali e talloni appuntiti le si abbatterono sulla testa. Lito strinse la pelle più tendera tra l'orecchio del grande lupo. Frandra incugnì di dolore e squillò la testa con forza. Un lampo grigio schizzò fuori dai cespugli e Alzo impuntò al fianco sinistro della Frandra. E io mi mossi nello stesso istante e insieme riuscimmo a far perdere l'equilibrio al grande lupo. Non era diverso da cacciare le pede grosse. Ti avevo detto di stare attenta! anziò Anzwen, sorridendomi mentre si rimettevano in piedi con un balzo. Non sapevo se ringhiargli contro o ringraziarlo. Ma avete velope, urlò trito. Al lupo goffo ci penso io. Proprio per allora sentimo, mar sentimo Marra. Chiala! La sua voce era colma d'ansia. Il branco è piccolo roccioso sta per attaccare! Adzw e io ci tuffammo nella parte più folta del sottobosco in modo che Franza non riuscisse a seguirci. Senti i ringhi frustrati, e grido di trionfo dietro di noi. Con un balzo ci acquattammo vicino a Marra. Scorse Trevig, ormai prossimo a raggiungere la cima della collina. I lupidi piccolo cioso e quelli delle filare degli alberi si stanno muovendo, disse in fretta Marra. Dobbiamo mettere in salvo i nostri umani. No, ribatte Trevig, che si era accovacciato al nostro fianco. Non potete farlo. È troppo pericoloso. Conosco il vostro piano. No. «Dovete tenervi alla larga della guerra. Rucco non ha ancora preso la sua decisione. Quello che hai detto lo ha commosso Cala benché non abbia voluto ammetterlo, perché hai messo in discussione la sua autorità. Dopo che te ne sei andata, io ho parlato. Rissa non vuole combattere e Rucco non desidera mettersi contro di lei, a meno che non sia assolutamente necessario. Sono venuto per dirvi che il branco del fiume rapido oggi non combatterà. E può anche darsi che Rucco ti permetta di entrare nel branco. Non ha importanza.» Disse Agen. Perché? voleva sapere Taveg. Digli la lopetta, mi invitò a Trito, che era atterrato di fianco a me. Non potei fare a meno di notare i ciuffi di pelo che aveva ancora impiati nel becco delle zampe. Dirmi cosa? Non importa se il branco del fiume rapido combatterà. Spieghi a Trito, prima che potessi farlo io. Se un unico lupo combatterà, tutti lo lupi E anche gli umani. Corvo, tu dici sciocchezze ribatte Treveg. «E noi non abbiamo tempo per queste cose!» «Non sono sciocchezze!» intervenne prima che Tito si offendesse. «È vero!» «Il tuo cervello è andato in pappa, lo potremmo sbottò Tito volando via. «Quello che dice l'uccello è vero?» mormorò Treveg. «Sì!» risposi. «Gli raccontai del consiglio dei grandi lupi, delle decisioni che avevano preso. Spiegai che i grandi lupi della valle, non solo quelli, erano lì e ci osservavano. Adesso li vedevo!» Intorno alla pianura, cercavano di confondersi con gli alberi. Osservavano e aspettavano, tesi come per una caccia. Parlai in fretta, guardando la pianura sotto di noi, dove Thorle e il suo branco avanzavano lentamente verso le loro prede. che mi ascoltò con attenzione, e quando vide anche lui i grandi lupi circondare la pianura e pronti per l'attacco, si incupì. Tutti i lupi e gli uomini della valle, ripeté, socchiudendo gli occhi mentre contava i grandi lupi. Anche quelli che non combatteranno, annui. Vado a dire al rucco, brontolò Reveg, Troveremo un modo per fermare Torel. E prima che potessi replicare, lui si avvicinò lungo la collina, tenendosi basso per non farsi vedere. E adesso? chiese Marra. Io vado a mettere in salvo Miklan. Qualunque cosa succeda, ma non possiamo semplicemente andare lì a prenderli. Saremo esposti. Non lo so, mormorai, osservando Treveg e reagireva infortunatamente a Rucco. I lupi del piccolo ocioso avanzavano cauti, attenti a non suprirsi. Temevo ancora che i fan degli angoli mi sgusciassero alle spalle e mi afferrassero. Sapevo che avevamo pochissimo tempo. Forse talì potrebbe convincere gli altri umani, propose Marra. Potresti provare a parlare nella lingua antica, magari le riuscirebbe a allontanare Bernard e Miclan? Non pensavo che avrebbe funzionato, anche se gli umani fossero stati messi in guardia, avrebbero combattuto. La portata! esclamò Titlo. Mentre parlavamo con Treveg, lui era volato dalle femmine alle mani e umane, adesso era alternato, seguito da una talisman rita senza fiato. Lupa! esclamò lei, slanciandosi contro di me con tanto entusiasmo da schiacciarmi le costole. Il corvo non ha voluto lasciarmi stare finché non l'ho seguito. Ho risalito tutta la collina di corsa. I capelli solitamente lucenti e lisci di Talì erano tutti arruffati. Avevo un'idea piuttosto precisa di come Tito l'avesse convinta a raggiungerci. Ascolta, umana!» risprese Tito con della testa in direzione della pianura. Talino lo capiva. Sedette da terra accanto a me. Che succede, luna d'argento? Tito lanciò uno sguardo impaziente e tirò i capelli di Talì, costringendolo a voltarsi per, per la pianura. Smettila! Lasciala stare. Non le faccio male, Lupa. Non tanto, e lei deve vedere. Forse potrà parlare alla sua gente. Talì tratta nel fiato. Aveva visto il lupi avvicinarsi di soppiatto agli umani. La luna era splendente, e dalla nostra posizione si distinguevano le sagome scure del branco. Devo andare a mettere in guardia Ulin! esclamò. Non puoi, dissi, parlando nella lingua antica, nella speranza che riuscisse a capirmi. È troppo pericoloso. Vogliamo che tu vada da bene alle aggiunse Azwen, senza curarsi di usare la lingua antica. Ma non importava perché Talì si stava già alzando. Non può andare, si oppose Marra. E se mette in guardia gli umani spingendo i lupi ad attaccare? È stato stupido portarla qui, aggiunse, guardando sorto attrito, e dimenticando di essere stata lei a suggerire quella soluzione. I branchi del piccolo cioso del filare di alberi avanzavano completamente, circondati dagli umani. I lupi avevano a sé vicinavano il soppiatto verso di loro, come per bloccare una preda. Gli umani non si accorsero di nulla, ma gli alci li notarono, diventando irrequieti. Mi feci prendere dal panico. Buttai a terra Talì e mi sedetti sopra di lei per impedirle di correre dalla sua tribù. Dobbiamo andare da Rucco, disse Alzon e aiutare Travek a fermare la guerra. Dobbiamo mettere in salvo i nostri umani, abbaiò seccamente Marra. Correre da loro e disperderli come si fa con le prede, da allontanarli dalla battaglia. Possiamo farcela, così quando i lupi attaccheranno, noi correremo dai nostri umani. Talì ci aspetterà, Cala e tu potrai aiutarci a salvare Berano e Miklan. L'inquietudine della sua voce mi rendeva nervosa. «E se non venissero?» domandò Azun. «E se gli alci ci caricassero?» Era lì, senza dubbio ripensando alla frenesia dei cavalli che ci si era quasi costata la vita. «Allora sì che saremo nei guai. Dobbiamo chiedere aiuto del branco.» «Io vado da Miglan», annunciò Marra con un lampo negli occhi, «e lo costringerò a lasciare la valle con me. Voi due fate un po' come vi pare.» «Aspetta!» dissi. Marra e Azun mi guardarono. Anzi, mi aveva dato un'idea. Non abbandonerò, Mink, Clan e Brelan, affermai. Abbiamo cacciato con loro, e perciò fanno parte del branco. Però non voglio abbandonare nemmeno i lupi del fiume Rapido. Loro ci hanno nutrito, ci hanno insegnato a essere lupi. Non vale la pena salvare noi stessi e i nostri umani se dobbiamo fare la spesa del branco della tribù di umani. Trassi un gran respiro e proseguì. Gli Aci sono già quasi impazziti. E se caricassero davvero? I lupi non potrebbero attaccare gli umani. Allora non ci sarebbe una guerra. I grandi lupi non avrebbero motivo di uccidere nessuno. Non puoi metterti in mezzo a una carica di alzi, obiettò Hazon con una nota di rinnovato rispetto nella voce. Marra si illuminò. Ma in questo modo guadagneremo un po' di tempo. E meglio che ci subito, aggiunse Toledo. E infatti, proprio in quell'istante, Torrent gli diede l'ordine di attaccare. Talimi spense via liberandosi. Si iniziò. Si alzò e iniziò a correre giù per la collina, decisa a mettere in guardia la sua tribù. Non aspettai oltre. Urulai. Azon e Marra si unirono a me. La testa di Toriel si alzò di scatto e anche da lontano scorse il suo ringhio. Gli umani del cerchio sussultarono e si guardarono intorno. Uno di loro li gridò, indicando i lupi. Quelli nel cerchio esterno si voltarono, puntando i loro bastoni puntiti contro i lupi più vicini. Sperai che fosse un avvertimento sufficiente, davanti al quale i lupi sarebbero dovuti aiutare. Così non fu. Il gesto degli umani sembrò scatenare la collera dei lupi, che mossero all'attacco. ¡Adesso! gridai. Azion e Marra io ci precipitavano verso gli alci. Lo sai che sei pazza, vero? ansimò Azon. Gli sorrisi. Anche se stavamo rischiando la vita, agire mi faceva sentire bene. Più ci avvicinavamo, più alci sembravano grandi. Sentì la paura montare dentro di me e cercai di scacciarla. Anche se avessi voluto voltare le spalle, ormai sarebbe stato troppo tardi. Marra e veloce e impavida, saltò al centro della mandria di Alci. Alzone e io la seguimmo. Superarono una coppia di stupefatti lupi del branco dei filari di alberi e passando sotto le gambe di un vecchio maschio umano. Corremmo dritti in mezzo alla mandria. Fine della prima parte del capitolo 19. Vedremo nella seconda parte se questo espediente funzionerà.